Il 2023 è stato un anno di grandi successi per te. Volevo chiederti cosa ti porterai nel cuore dei progetti a cui hai preso parte e delle persone che hai incontrato. Allora, grazie, è una bellissima domanda. È stato un anno molto pieno, molto intenso, molto soddisfacente e in cui ho conosciuto e incontrato delle persone che resteranno per sempre, diciamo, dentro di me, sia artisticamente che umanamente. Mi porto una grande soddisfazione, ma anche tanta gioia di condividere, di sentire il calore del pubblico, che quest'anno, come non mai, diciamo, è stato insieme a me e mi ha tenuto la mano in questo percorso così ricco e pieno di grandi soddisfazioni. E volevo chiederti come pensi che gli artisti giovani possano avvicinare, continuare ad avvicinare il pubblico dei giovani alla settima arte, che stiamo assistendo sempre di più al ritorno dei giovani in sala. Sì, e questa è una cosa molto bella, anche molto incoraggiante, significa che il cinema ha tanto da dare e i ragazzi ci vogliono andare e quindi è un messaggio importante e molto, molto bello, molto gratificante. Noi credo che da giovani interpreti abbiamo, io ho delle piccole responsabilità, no? Nel mio piccolo, essendo seguita, ho delle responsabilità e cerco di trasmettere la mia passione per il cinema in modo da magari tramandare questo e far appassionare qualcun altro. Il prodotto cinematografico e seriale si sta imponendo sempre di più anche sui social e lo abbiamo visto benissimo anche col successo di Mare Fuori. E diciamo che i social sono diventati un po' il passaparola che era una volta. E volevo chiederti, qual è secondo te la chiave, per riuscire a lasciare un segno, a noi giovani che viviamo in questa società super liquida, frammentata, in cui possiamo distrarci continuamente, sembra che non riusciamo effettivamente a focalizzarci su qualcosa. Allora, la chiave, non lo so qual è, ma sicuramente, ci sono delle chiavi, non credo che ce ne sia una sola. Una credo che riguardi, forse proprio quello che dici tu, la frenesia, questo, momento così veloce in cui tutto scorre troppo velocemente. Credo che la chiave risieda nel fermarsi un attimo, prendere le distanze da tutta questa, da questo frullatore. E ascoltarsi un po' di più. Credo che dare voce alle nostre emozioni possa essere sicuramente una chiave che ci può in qualche modo accompagnare per bene sulla strada. Non credo che ce ne sia una sola, credo che ce ne siano tante e che vadano scoperte sicuramente l'ascolto, la cultura, aprire i libri, ecco, il social per quanto sia veicolo anche di informazione non potrà mai sostituire un libro, è troppo importante, non bisogna smettere di aprire i libri. Cosa possiamo aspettarci da questo 2024 e se hai qualche sogno nel cassetto? Un po' di cose scoppiettanti, aspettatevele perché arrivano. Basta, e poi sì, c'è un sacco di sogni nel cassetto, c'è un armadio dei sogni, ne riparleremo.